cominciato la preparazione nel periodo universitario in Giappone, quando era molto in fermento di forma d'arte avanguardia che anticipava teatro danza, dove mimo, danza e teatro, teatralità, si univano cotti, mischiati, creando sapori diversi. Insegnante come Hironobu Oikawa, Kazuo Ono, mi hanno dato questa apertura mentale, forse. Allora, sto parlando di Giappone anni 60, parlando di questa impronta, apertura, mischiare a diverse forme d'arte. Poi a Londra, Lindsay Kemp, che poi è venuto in Italia, abitare in Italia, avendo opportunità di sfruttare la particolarità dell'essere giapponese e poi questo vento del tempo, apertura per cose nuove, cose sperimentazione. È riuscito a cominciare la carriera di mimo e danza qui, inizialmente anche come autore, regista dei miei spettacoli. Poi ho formato una compagnia, Mimo Danza Alternativa, che adesso mio amico allievo Aurelio Gatti porta con nome di MDA, cioè da Mimo Danza Alternativa. Lui onora questo impronto giovanile, MDA Produzione. E poi è venuto un boom di film d'avventura negli anni 80. Su questo evento è riuscito a lavorare come attore, cioè, e Bei Luoghi, film che imitavano successi americani, regista come Enzo Castellari, Ruggero Deodato, Sergio Martino, Lucio Fulci. Grazie a questo boom riuscito a fare anche bei film. Dopo, inaspettativamente, aperto la carriera di doppiatore. Veramente non so che dire di questa fortuna, io proprio non aspettavo questo, anzi è un lavoro che molto, mi piace moltissimo. E a parte questo, poi da ormai 30 anni che faccio anche docente, insegnare, un periodo anche con Accademia Silvio D'Amico, e continuo con seminari intensivi, invitato da diversi festival e diverse associazioni, teatro di scuola. A parte questi 2-3 anni che per il problema del Covid questo tipo di attività è in declino, è molto limitato. Comunque, parlando di mia poliedricità, si può parlare anche di questo docente che non è artista, però creare attori, creare artisti. Oltre a questo, come stuntman non ho mai lavorato, sempre come attore ho fatto la scena di combattimento. Invece mio figlio, Taiyo Yamanuchi, fa anche stuntman. Ha avuto e ha ancora passione per arti marziali e gusto per il combattimento, io penso, c'è dietro. Quel tipo di passione io non ho avuto. Quel tipo di dedizione seria per arti marziali non ho avuto. Il mio rapporto con Roma, uno veggente mi ha detto che forse ero un soldato romano, è morto per Roma. E forse per questo che Roma è molto, molto gentile e generosa per me. Anzi, come io sono rimasto a Roma, perché ho fatto male durante prova generale di uno spettacolo, ho incontrato mia moglie che mi ha ospitato. Traducendo i libri sul tema della tradizione esoterica d'Italia, mi è venuto a pensare che può darsi che ho vissuto anche in Italia rinascimentale, nel periodo di Marsilio Ficino che traduceva documenti ermetici in quel fermento in Toscana, quel periodo interessantissimo del rinascimento italiano. Mi veniva a pensare che forse ho vissuto quel periodo non solo come assistente traduttore, perché io ho studiato molto lingua, la mia preparazione era linguistica, prima in inglese e poi in italiano. Vita precedente io vivevo con Marsilio Ficino, l'Accademia Platonica di Firenze. Noi siamo vissuti tante volte, può essere benissimo che io ho vissuto almeno 3 volte in Italia, Magna Grecia, all'epoca di Pitagora, Roma, come soldato che muore combattendo, il Rinascimento,
uno che si frequentava l'Accademia Platonica. Mi piacerebbe tanto. Poi un altro episodio, quando stavo a recitare il ruolo di Edipo. Questo è da veramente vantare. Sarò primo e ultimo giapponese che recita Edipo al Festival del Teatro Greco a Siracusa. Le mie esperienze in anni 70 in programmi televisivi Rai, dove sono potuto incontrare diversi artisti, alcuni molto interessanti, che rimangono al cuore, come Angelo Branduardi, con cui ho partecipato in diversi video, con Pino Daniele, che incontrò a Napoli del gruppo di giovani che volevano fare rock progressivo, con cui abbiamo fatto tournée con Teatro Instabile di Napoli, guidato da Michele Bergosso, e abbiamo girato. E poi a un certo punto, prima del spettacolo, Pino viene e dice: «Oh, senti un po' questa canzone che ho fatto io». «Ah, tu fai canzone?» «Sì, sì, sì». «È bello!» E poi dopo lui esce come autore e incontrò uno dei programmi regia di Enzo Trapani, Concertazione. È stato bellissimo rincontro. Cerco di dire qualche cosa sul lavoro coreografico. Ho avuto grande fortuna di lavorare registi seri, veri, come Andrea Camilleri, Mario Missiloli, Luca Ronconi, Giuliano Montaldo, Giacchieri. E goduto questi lavori. Ma forse adesso io posso dire goduto, perché vedo solo la bellezza che ricordo, solo l'euforia che ricordo. Opera lirica in particolare, grande soddisfazione sentire questa piscina di musica e canto e luce e nuotare dentro questa situazione muovendo. Oh. Turandot, con la regia di Giuliano Montaldo, ho vissuto, goduto questa euforia di fare mascalzone servo di boia, con la spada, con bastone, girando il bastone, imbrandendo la spada e minacciando il protagonista, con Giacchieri, Madame Butterfly, quindi un po' più in là di età, servo di scena, nero, invisibile, ma realmente, realtà è visibile. La gente vedono questi movimenti estremamente umili e in servizio degli altri. Alla fine diventa farfalla, usando ali di stoffa, porta via anima di Butterfly. È una bellezza, euforia, ubriacatura artistica, che farei ancora. Film italiani. Qui non posso portare uno sopra un altro. Nel film Io sono fotogenico, regista Dino Risi mi chiama, dice: «Allo, non deve recitare qui, deve essere normale, dire solo questa battuta, basta». Come uno che viene da teatro, come uno che ha cercato di venire fuori facendo cosa strana, facendo cosa particolare, quindi tentare dare tanto, esprimere forte per questo tipo di giovane, questo consiglio del regista datato come Dean Risi era proprio un momento giusto. E ho grande rispetto, ricordo questa situazione, però proprio ho avuto una lezione. Quale attore o quale attrice ammiro di più? Forse Meryl Streep, quando ho avuto la fortuna di lavorare insieme in un telefilm americano, Angels in America, e accanto siamo seduti e ho potuto chiacchierare, contare naturalezza completamente quotidiana, come una signora che porta la bambina a asilo e incontro al bar e chiacchiero mentre lei aspetta il bambino che finisce la lezione, io prendo caffè latte con latte di soia, non di più, con totale naturalezza. A un certo punto Meryl si alza e dice: «Devo dire una cosa». Emma Thompson, che sta facendo uno dei monologhi più importanti di questa serie, e Meryl parla come una insegnante di yoga che
palla una sua arieva, gesticolando. E torna indietro. Dopo di ciò, Emma Thompson recitò molto meglio. Meryl Streep, con quella faccia di stare in scena, come se domandasse: che state facendo voi? Enigma, una delle più grandi attrici della nostra epoca. Se lei avesse candidato per presidente degli Stati Uniti, avevano fatto tanti, tanti più bei film e niente guerra. Se penso di registi televisivi, adesso mi viene in mente Manetti Brothers. Per Diabolique 2 ho fatto una piccola parte. Loro, come costituzione, maniera, danno questa impressione di registi di serie TV. Ma non lo so se è adatto veramente. Sicuramente riescono a fare. E hanno fatto una bella opera di lungometraggio anche loro, no? Sul doppiaggio, Inception, veramente un bel film. Christopher Nolan, uno dei massimi. Quando si svegliano sull'aeroplano e hanno lavorato insieme in sogno. Penso che ci sono delle persone che anche sono così, no? Lavorano più nell'aldilà che al di qua. È una parte. Poi ci sono persone che non vedono altre dimensioni. Anche se vivono, non rendono conto. Non apprezzando, non vivono. Un altro film di cui sono molto onorato di aver partecipato è Ultimo Samurai. Ogni tanto commessi baristi che mi riconoscono: e tu hai fatto voce, è incredibile questa attenzione di voce, bellissimo film che dà onore al spirito di Bushido, Via dei Samurai. In Giappone questa filosofia, questo tipo di anima hanno vissuto e hanno anche espresso attraverso Hagakure o attraverso il libro dei Cinque Anelli di Musashi Miyamoto, regista, autore di Ultimo Samurai e studioso serio di questa tradizione. È veramente un onore che l'America ha fatto a Giappone. Comunque alcuni americani sanno apprezzare Via del Samurai. Allora, sogno nel cassetto. Quando prima di dormire, da terrazza, guardo stella, penso a quanto mi piacerebbe vedere l'UFO. Un altro, vedere molto chiaramente Arcangelo, una divinità, durante questa vita fisica. Io ho avuto l'esperienza di essere toccato da invisibile, essere aiutato da questi angeli custodi, no? Vedere no. Mi piacerebbe vedere. Questo non è così importante. Dopo la morte stiamo tra di loro. Un altro sogno nel cassetto. Fare un spettacolo e durante il spettacolo volo oppure sparisco. Questa cosa è eclatante.